Amici followers, vi do un caloroso benvenuto in questo nuovo video. Oggi vi voglio portare una nuova guida per Final Fantasy VII Rebirth, ma prima che inizi il video voglio dirvi due cosette. La prima, ragazzi, è che abbiamo finalmente raggiunto i 1000 iscritti. Vabbè, nel senso, li avevamo già raggiunti anche circa una settimana fa, ma poi penso dalla sera alla mattina c'è stato un tracollo tipo di 20-25 iscritti. In sostanza ho detto vabbè, ritorneranno prima o poi, avrò il modo di recuperare con il tempo, e adesso vi posso dire tranquillamente che abbiamo superato i 1000 iscritti, quindi yeah! Ce l'abbiamo fatta ragazzi, e questo è un grazie che rivolgo a tutti quanti voi, grazie davvero tanto. La seconda, ragazzi, riguarda appunto le guide che sto portando per Final Fantasy VII Rebirth. Giustamente qualcuno di voi mi aveva detto che faceva fatica a seguire le mie guide proprio perché, giustamente, giocando la versione italiana, faceva fatica ad associare le traduzioni, o meglio la localizzazione in italiano, con la lingua in inglese. A questo proposito vi posso dire, ragazzi, che mi sto sforzando di darvi dei contenuti tradotti in lingua italiana, e faccio un po' fatica a farlo perché attualmente la maggior parte delle informazioni sono solo e disponibili in lingua inglese, nella maggior parte dei casi, per le guide parlo. In lingua italiana ancora sul web non c'è niente allo stato attuale, quindi l'unico consiglio che vi posso dare al momento per sopperire a questa temporanea mancanza, chiamiamola così, è di settare la lingua del gioco in lingua inglese, se vi è più comodo magari poi seguire le guide. Lo so, è un po' rognoso per chi magari non mastica molto bene l'inglese, però è l'unico suggerimento che vi posso dare temporaneamente, ragazzi, temporaneamente. Ma detto questo, adesso andiamo al video. Eccoci dunque con la build definitiva del Dio del Fulmine per Claude nelle prime fasi del gioco. Sorprendentemente è possibile ottenere questa configurazione in modo relativamente agevole e precoce. Non solo provoca danni considerevoli e cattura l'attenzione con effetti vistosi, ma aggiunge anche quella scintilla di entusiasmo all'esperienza di gioco. Il fulcro di questa configurazione è rappresentato dall'abilità Plasma Discharge, o scarica di plasma se non sbaglio, ottenibile tramite la materia Enemy Skill, o eclettica in italiano. Questa abilità conferisce temporaneamente l'abilità del fulmine ai vostri attacchi, infliggendo danni nell'area circostante ogni volta che completate una barra ATB. Il costante riempimento della barra ATB vi consentirà di liberare un'esplosione di danni, incrementando notevolmente il vostro DPS in combattimento. Inoltre la build tiene conto delle vulnerabilità dei nemici al fulmine. L'unico aspetto su cui dobbiamo concentrarci è potenziare la velocità di riempimento della barra ATB. E per fare questo esploreremo alcuni modi per raggiungere l'obiettivo sin dalle prime fasi del gioco, sfruttando abilità di base, oggetti e passive ottenibili dagli equipaggiamenti di partenza. Come accennato precedentemente, per ottenere la preziosa materia Enemy Skill e successivamente sbloccare l'abilità Plasma Discharge, è necessario affrontare due Intel biologiche nella regione delle praterie. In particolare, per acquisire Plasma Discharge sarà fondamentale sconfiggere Quetzalcoatl e abbattere 16 nemici sempre in quella zona. Una volta in possesso di questa abilità potrete assegnarla rapidamente dal menu di combattimento, selezionando Plasma Discharge. Oltre a questo useremo ogni mezzo possibile per potenziare la barra ATB. Una strategia chiave consiste nell'impiego della materia First Strike, o tradotta in italiano materia preventiva se non sbaglio, che praticamente assicura una barra ATB completa all'inizio di ogni scontro, soprattutto se la materia ha una valutazione a 3 stelle. Questa materia può essere ottenuta nelle praterie sconfiggendo un Intel di livello 19 chiamato Horror on the Range, che tra parentesi avevamo già visto nelle guide precedenti. Dopo aver completato questa missione avrete accesso alla materia e potrete utilizzarla già nel secondo capitolo. Inoltre consiglio di integrare la materia ATB Stagger al vostro arsenale. Risulta particolarmente efficace soprattutto considerando che con Claude avrete frequentemente l'opportunità di mettere fuori combattimento i nemici, fornendovi un ulteriore impulso alla barra ATB. Questa materia può essere acquistata relativamente presto, l'importante è sfruttarla a vostro vantaggio. Una volta acquisiti i dati Intel per la regione, potrete acquistarli da Chedley a Junon. Da questo punto in poi la vostra priorità sarà la Rune Blade, disponibile nel capitolo 4 e in particolare per la sua abilità Disorder. Si tratta di un attacco potentissimo che riempie la barra ATB quando tutti i suoi colpi raggiungono il bersaglio, utilizzabile sia a terra che in aria. Per evitare spoiler e mantenere la suspense, vi dirò che otterrete questa spada più avanti nel capitolo 4, dopo un particolare evento legato a un corteo.
Ripreso il controllo del vostro personaggio, noterete subito uno dei forzieri viola a destra, contenente la preziosa Rune Blade. Una volta in vostro possesso, ritornate alla Sleek Saber, o la lama satinata, che si rivelerà una delle migliori opzioni sia per il danno ravvicinato che per le abilità passive. In particolare, due di queste passive offrono un tasso aggiuntivo di ricarica ATB ogni volta che eseguite delle azioni, e poiché Disorder è un'azione, ne trarrete notevoli vantaggi. Già al rango 1 godrete di un incremento del 10% nella ricarica ATB, mentre al quarto livello otterrete un'altra abilità di recupero ATB. Al sesto livello vi aspetterà un aumento totale del 20%. Anche senza questa abilità l'esperienza rimane valida, ma l'implementazione di tali potenziamenti è caldamente consigliata. L'unico altro oggetto suggerito, reperibile sempre nel capitolo 4, è lo Speed Demon Keychain. Piccolo spoiler, per ottenere questo portachiavi dovrete raggiungere il capitolo 4 con 4 o 5 membri nel vostro party e affrontare la missione Hue and Cry prima dello scontro con il boss. Questo oggetto ricarica ulteriormente la barra ATB quando si utilizza un'abilità dell'arma. Tecnicamente potete considerare anche la Whistle Wind Scarf, ottenibile più avanti nel gioco, praticamente appena giungete a Calm. Potrete ottenere questa particolare sciarpa completando la missione secondaria Where the Wind Blows, ed è facilmente reperibile. Tuttavia è importante notare che la sua funzionalità si attiva solo all'inizio del combattimento e non fornisce più altri buff durante la durata dello scontro. E ovviamente non possiamo trascurare la spada satinata, ottenibile nei pressi dei moli vicino all'area paludosa nelle praterie. Passiamo quindi ora a qualche consiglio sulla build, le migliori pratiche e altre abilità. Quando iniziate un combattimento avrete immediatamente una carica ATB, motivo per cui dovrete costantemente attivare la Plasma Discharge. Questo potenziamento rimarrà attivo per un lungo periodo, se non per l'intera durata del combattimento. Personalmente non si esaurirà mai in scontri anche molto lunghi contro boss o nemici potenti. Una volta attivata inizierete a caricare la barra ATB e da questo momento in poi utilizzerete costantemente Disorder, soprattutto in aria. Evitare gli attacchi in arrivo con Cloud in volo è molto semplice e Disorder funziona particolarmente bene in quelle situazioni. Gli attacchi sembrano connettersi in modo più efficace, soprattutto se rimanete in volo. Una volta colpito il nemico con questa abilità otterrete tutti i bonus, tra cui le abilità passive e anche quelle del portachiavi. Vedrete subito la barra ATB riempirsi, consentendovi di utilizzare un altro Disorder e alimentando un altro caricamento ATB. Ripetete questo processo fino ad esaurire tutti questi attacchi e infliggere così danni massicci. Questo approccio funziona particolarmente bene contro numerosi nemici, il che è ideale considerando che alcune delle sfide più difficili mettono di fronte a un numero schiacciante di avversari. Quando ciò avviene, è possibile colpire immediatamente un avversario, scaricare la Plasma Discharge e sì, ciò consente di dominare il combattimento senza intoppi. Tuttavia c'è un piccolo inconveniente in questo approccio, finirete per utilizzare continuamente le stesse abilità, in particolare Disorder. Tuttavia è possibile sbloccare alcune abilità eccezionali e opzioni molto potenti seguendo i dati intel biologici per ogni nuova zona esplorata. Vediamone alcune. Come menzionato in precedenza, Sonic Boom è una delle abilità con cui inizierete e suggerisco di usarla costantemente perché conferisce anche Bravery e Fate. Questi potenziamenti aumenteranno sia il vostro attacco che il vostro potere magico, influenzando sia i colpi principali della vostra spada che il danno elettrico inflitto con la Plasma Discharge. Questo potenziamento sembra significativo, forse intorno al 30%, anche se la precisione può variare. Per annientare letteralmente i nemici utilizzate Autodistruzione, anch'esso ottenibile tramite materie e che richiede due cariche ATB. Questa abilità fa autodistruggere Claude rimuovendolo dal combattimento, ma permette di infliggere danni enormi. La strategia consiste nello stordire il boss, utilizzare Sonic Boom per potenziare il danno e infine esplodere quando il boss ha circa il 30-40% di salute, eliminando spesso i nemici più ostici. Anche prima del livello 40, questa abilità può infliggere danni di circa 10.000 punti. Alcuni potrebbero obiettare dicendo «Ma qual è il senso in tutto ciò se poi ti autodistruggi?» Bene, è possibile resuscitare Claude, rendendo il processo molto semplice e riportandolo a meno della metà della sua salute massima. È possibile ripetere questo processo autodistruggendosi più volte in combattimento, purché si possa resuscitare il personaggio interessato. Questa abilità può essere utilizzata su qualsiasi personaggio, quindi se preferite un altro membro del team è possibile farlo senza problemi. Esistono anche diverse opzioni per Tifa o Red 13 per creare build interessanti, ma questo sarà l'argomento per una prossima build.
E questo è tutto per il video di oggi, ragazzi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per attivare le notifiche. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Grazie ancora di tutto. Ciao a tutti, ragazzi.